i francobolli della Spagna rari di valore. Durante l'esposizione filatelica del 1958 furono emessi questi due francobolli da 2,5 peseta, che furono presentati all'Expo di Bruxelles nel 1958, esposizione universale che fu ad essere la prima ad essere organizzata dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ogni nazione presentò in questa fiera un proprio francobollo e la Spagna emise questo due pezzi. Sul centro, delle stelle con un piccolo mappamondo sopra di esse, rappresentano il simbolo usato da Bruxelles durante la sua esposizione internazionale. Poco più sotto la stella bianca la scritta Expo e Bruxelles 1958. In basso a sinistra la scritta in spagnolo che tradotta significa posta spagnola. Questi due francobolli commemorativi oggi valgono 24 euro. Durante l'esposizione mondiale di filatelia furono emessi questi 50.000 pezzi di due francobolli da 6 euro del 2004, uno completamente stampato in bianco e nero e l'altro colorato in blu, raffigurano il re Juan Carlos I e la regina consorte Sofia, regnanti per 39 anni dal 1975 al 2014 che guardano verso sinistra. Oggi questi due pezzi originali e tenute in perfette condizioni hanno un valore di 40 euro. Di color celestino questo francobollo del 1856 raffigura il busto della regina Isabella II di Spagna, prima ed unica regnante del paese che governò per 35 anni dal 1833 al 1868, a lei viene attribuita la riuscita della modernizzazione che il paese riuscì a raggiungere grazie alla costruzione di molte industrie, la riapertura di molte università e la costruzione di vaste reti ferroviarie che collegarono da nord a sud la Spagna. Sul centro il suo busto girato verso destra, sopra la scritta Correos che tradotto significa posta, sotto il busto il valore nominale da un real ovvero il cosiddetto un dollaro spagnolo. Oggi questo francobollo vale 70 euro. Per la manifestazione dell'undicesimo congresso internazionale delle ferrovie svolto a Madrid, fu emessa questa sestina di francobolli del 1930. Questi pezzi si presentano con un aereo che sorvola la catena montuosa che attraversa la nazione da nord a sud. Sotto dentro uno scudo potrai vedere il muso di un treno e la scritta Madrid 1930. Attorno all'immagine la scritta che ricorda l'evento del congresso. Di valori nominali che vanno da 1 a 50 peseta, questa collezione intera oggi vale 85 euro. Di color arancio questo francobollo del 1864 raffigura l'effigie della regina Isabella II di Spagna, diversamente da altri pezzi simili. Questo si differenzia per l'impostazione del suo profilo che invece di guardare verso destra guarda verso sinistra. Sotto il valore nominale di un real ovvero un dollaro spagnolo corrispondente al momento dall'emissione a circa 10 centesimi di euro, oggi nel mercato del collezionismo vale 92 euro.